Facevamo la mattina, quindi per fortuna siamo arrivati subito. Ci accorgiamo di questa tragedia, il ponte crollato, c'era tanto vento, pioggia, una grande fuoriuscita di gas, una puzza incredibile. Andiamo al di là del fiume e ci stava una pattuglia della polizia cinofili che controllava le macchine su, anche lì tutte capovolte. Scendiamo nel fiume da questa scaletta. Un disastro, le macchine erano completamente schiacciate. Gridiamo, urliamo, nessuno ci risponde, le persone erano tutti morti. Al centro del fiume ci stava un camion capovolto, due sudamericani ci dicevano venite qui che c'è uno vivo. Effettivamente c'era uno straniero a testa in giù in questo camion, che lamenta un dolore allucinante, la testa era tutta insanguinata. Non sapevamo cosa fare, abbiamo cercato di sostenerlo tenendolo schiacciato verso il sedile per cercare di alleviargli il dolore. Effettivamente forse questo gli dava un po' di sollievo. Nel frattempo sentivo per radio i miei colleghi del turno che ai bordi del fiume probabilmente incominciavano a chiamare ambulanze, mandateci un'ambulanza per radio perché qui c'è uno vivo, qui c'è uno vivo. Questo dava molto conforto perché sapevi che anche c'erano degli altri vivi, insomma. E proviamo a fare il possibile, proviamo a strappare quanti più pezzi possibili dall'interno del camion. Quest'uomo era impossibile estrarlo da lì. Allora arrivano ai bordi del fiume Vigili del fuoco, carabinieri, e incominciano a scendere tutti giù il nostro reparto uopi. I vigili del fuoco con un po' di fatica portano giù l'attrezzatura. Noi cercavamo di sostenerlo dalle gambe, quest'uomo, per non farlo scivolare giù. Una volta che loro tagliavano completamente la cabina. Insomma, alla fine ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta, l'abbiamo tolto fuori. Nel frattempo era sceso l'elicottero nel fiume, l'abbiamo imbarellato e l'hanno portato al San Martino. Sappiamo che sta bene, per fortuna è una gran cosa. Penso che si può dire la squadra completa ha funzionato benissimo.